Dunque, ragazzi, la demo è uscita, o almeno la prima parte è uscita, perché hanno fatto uscire praticamente una roba scriptata, giusto il flashback di Nibelheim, dove il Battle System difficilmente si riesce a toccare con mano, perché principalmente dobbiamo esplorare. È una fase esplorativa, è una fase di storia, quindi una parte del gioco comunque lo abbiamo toccato con mano, mentre la seconda parte, che sarà più ambientata sull'esplorazione e sul Battle System, nella regione di Junon, uscirà il 21 di febbraio. E così, quindi basiamoci sul sentiment di quello che abbiamo provato con mano. Ho metabolizzato, mi sono serviti un paio di giorni per metabolizzare quello che ho visto, quello che ho sentito, quello che ho provato. E quindi oggi, amici, sono qui per parlare indicativamente di quello che potrebbe essere Final Fantasy VII Rebirth. Sigla. Frankenslayer. Prima di cominciare vi introduco lo sponsor di questo video, Black Clover Mobile, JRPG free to play uscito da un paio di mesetti e disponibile per Android e iOS. Ne ho parlato recentemente in un mio video dove l'ho provato. Il gioco ripercorre tappa per tappa tutta la storia dell'anime di Black Clover, per cui è consigliato sia a chi è già fan, sia a chi non lo conosce e lo vuole conoscere, perché la storia verrà raccontata dall'inizio. Per essere un gioco mobile, graficamente è davvero accattivante. Il punto forte di questo gioco è senz'altro il suo battle system a turni, nel quale potremo utilizzare fino a 4 personaggi contemporaneamente, schierati a coppie, infatti avranno anche la possibilità di utilizzare delle abilità combinate. Il battle system risulta molto strategico e utilizzare le skill nel giusto ordine sarà la chiave per sconfiggere i vostri nemici. È il gioco perfetto per quando non avete abbastanza tempo per accendere la console, ma comunque avete qualche mezz'ora di tempo da dedicare a qualcosa. Essendo free to play, il gioco è gratuito, pertanto provarlo non vi costa nulla. Prima di tutto, ragazzi, io vi suggerirei di iscrivervi se non vi foste ancora iscritti, cioè se amate Final Fantasy, se amate i JRPG, i GDR giapponesi, ma anche i giochi di ruolo in generale, iscrivetevi, nel senso, se guardate i miei video, se questo non è la prima volta che guardate un mio video, tanto vale iscriversi, così almeno quando faccio il prossimo video vi arriva la notifica. Se no, pensate quanto è brutto scoprire un bel video che però è uscito da un mese, magari voi commentate e non risponde nessuno. Perché poi la cosa è anche questa, la cosa bella è che se tu scrivi un commento adesso che il video è uscito, io ti rispondo e ti rispondono anche altri utenti. Quindi perché non iscriversi? Ok, va bene, poi vado a vendere lo zucchero filato. Comunque, ragazzi, allora, no, parliamo seriamente. La mia impressione è super positiva, ma, lo sappiamo già che l'impressione un po' di tutti è super positiva. Però io su questo video vorrei invece soffermarmi su quelle cose che potrebbero essere delle red flags. Che chiaramente, ragazzi, fino a quando il gioco non ce l'abbiamo in mano, non lo giochiamo tutto, quello che abbiamo visto qui, quel piccolo scorcio di Nibelheim, vuol dire poco e niente. Però in realtà è anche da questi piccoli dettagli, secondo me, che si potrà capire la qualità generale di questo gioco. Chiaramente chi ha guardato il mio video precedente, l'inizio della demo commentata, poi comunque adesso piano piano farò uscire anche le altre parti, siccome sono 3 ore e mezza di gioco a spanne e un po' va tagliato, un po' insomma, piano piano escono, saranno video da 30 minuti l'uno circa. Prima di parlare di queste piccole red flags che ho individuato, facciamo una piccola premessa generale, amici, perché dovete capire in che chiave io sto discutendo di Final Fantasy VII. Per qualcuno è stato un videogioco, per qualcuno è una moda. Per me, amici, Final Fantasy VII è stato l'introduzione al genere che poi è diventato il mio genere preferito in assoluto di videogiochi, i JRPG. Quando io ho giocato Final Fantasy VII, non fate caso se gli occhi mi diventano lucidi, io quando rievoco determinati ricordi vengo pervaso da un'aura tipo Mako. Comunque io quando ho giocato Final Fantasy VII per la prima volta, lo dico sempre, non sapevo dinanzi a quale colossale prodotto e opera d'arte mi trovassi, e chiaramente questa cosa mi ha segnato per il resto della mia vita, e come me un sacco di altre persone che hanno giocato Final Fantasy VII al day one
quando è uscito hanno provato le stesse cose e continuano a provarle. Quando hanno annunciato il remake di Final Fantasy VII, io ero veramente felice, ero felicissimo. Si parlava da un decennio del remake di Final Fantasy VII. Ogni, puntualmente, ad ogni E3, l'E3 diciamo era la fiera più importante del videogioco di quegli anni, ormai non esiste più, ormai abbiamo i The Game Awards che praticamente l'hanno sostituito, ma principalmente avevamo l'E3, abbiamo sempre avuto l'E3 dai tempi della PlayStation 1 fino a qualche anno fa, ecco. Era da un decennio, era dall'era PlayStation 3, da quando fecero uscire la touch demo di Final Fantasy VII su PlayStation 3. Che noi avevamo la certezza che sarebbe arrivato questo remake di Final Fantasy VII. Intorno all'era PlayStation 2 fecero anche uscire il film Advent Children, con una grafica che vista oggi, chi lo vede oggi non vede quasi differenze col remake, ma al tempo però, amici, noi vedevamo quel tipo di grafica essendo abituati ai giochi PlayStation 2 e nemmeno gli FMV PlayStation 2 si potevano avvicinare a quello che fu Advent Children, trama a parte che non aveva senso e che resuscitavano Zeng così a caso e anche Rufus, se vogliamo dirla tutta, ma va bene così. Però la questione, ragazzi, è che per un decennio noi abbiamo veramente saputo che sarebbe uscito questo gioco e anno dopo anno, i free dopo i free, la delusione cresceva fino a quando, boom! Annunciarono il remake di Final Fantasy VII. E avete presente le reaction che girano un po' online, quelle che ogni tanto anch'io vi faccio vedere? Io ebbi la stessa reaction, anche perché nella stessa conferenza annunciarono la resurrezione di due giochi vecchi di 20 anni. Stiamo parlando di Final Fantasy VII, ma anche di Shenmue. Poi con Shenmue è andata malissimo. Con Final Fantasy VII Remake non è che sia andata così male. Però il primo Final Fantasy VII Remake un po' di problemi li aveva. A partire dal fatto che prendeva solo 5 ore del gioco originale e ci costruiva attorno un videogioco intero, un capitolo, di una trilogia. Eravamo tutti spaventati perché dicevamo, ho capito, ma se hanno speso un gioco intero per gestire 5 ore di gioco di Final Fantasy VII, poi taglieranno tutto il viaggio, taglieranno tutta la world map, diventerà un corridoio unico, cosa succederà col prossimo gioco? Ecco, la nostra preoccupazione giocando Final Fantasy VII Remake arrivò non tanto su quello che stavamo giocando, ma su quello che è arrivato dopo. Sarebbe arrivato dopo. Ci siamo. Quello che sarebbe arrivato dopo adesso è attuale, è realtà. L'abbiamo visto. Abbiamo visto lo State of Play, abbiamo visto tutti i trailer, abbiamo provato la demo. Una delle più grosse critiche che io ho mosso a Final Fantasy VII Remake era che sembrava di stare in uno studio televisivo. E per studio televisivo intendo anche, al di là che praticamente con gli NPC non si poteva interagire, ma ti trovavi proprio i cloni, l'attacco dei cloni. Cioè, trovavi NPC identici già dall'inizio del gioco, appena esci dal reattore, che sei nella Midgar tutta incasinata dall'esplosione, ti trovi in queste micro piazze tre tizi uguali a botta, cioè sembra di giocare a indovina chi. Qui abbiamo altri NPC riciclati. Questo è uguale a questo qui, cioè proprio sono identici, io dico ma... Ma puoi mettermi due NPC uguali così vicini?
ma soprattutto mi fai uscire Intergrade, almeno abbi la decenza di modificare sta cosa. E quella cosa lì, ragazzi, io non gliel'ho perdonata al gioco. Non gliel'ho perdonata, perché comunque si poteva patchare. Cosa gli costava? Cosa gli costava? Cambiare due vestiti, cambiare il colore dei capelli. E invece no, hanno proprio preso i tizi pari pari, copia e incolla, ta 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 ta. Questo era un problema anche di One Piece Odyssey, però One Piece Odyssey si vedeva che era un giochetto low budget. Final Fantasy VII Remake è Final Fantasy VII Remake. Rischia di diventare l'opera più importante di Square Enix, proprio nella sua storia, dai tempi di Final Fantasy VII. Quindi capite di che cosa stiamo parlando, che su una produzione multimilionaria, dove hanno venduto milioni di copie, milioni, ma puoi veramente perderti in queste piccole stupidaggini che non ti costa nulla correggere, perché oggi con l'editor di personaggi, di NPC, ci metti due secondi a cambiare i capelli o un vestito o il colore della pelle, dai, su. Per ritornare alla nostra prova di Rebirth, a Nibelheim mi sono accorto che ci sono almeno due set di NPC uguali in un'area circoscritta di 2 metri quadrati. Abbiamo 3 tizie di colore, stesso vestito, stessa pettinatura, stesso viso, e poi altre 2 tizie, una nell'inn e una nel municipio, che sono identiche, stessi capelli, stesso viso e stesso vestito. Cioè, io dico, in un'area così piccola, ma puoi fare una cosa del genere? Cioè, ma pensi che nessuno se ne accorga? E su una produzione del genere, se permettete, io un minimo mi scandalizzo. Cioè, nel senso, ragazzi, il gioco resterà comunque un capolavoro, perché lo so già che sarà un capolavoro. Però proprio per questo, secondo me, bisognerebbe un attimo ragionare su questa pigrizia, perché ragazzi, credetemi, con un editor di NPC che c'è oggi ci mettono 30 secondi a cambiare questa cosa o a patcharla, ma non dovrebbero nemmeno patcharla. Cioè, vuoi che loro non lo sappiano che hanno copia incollato 3 NPC in un'area circoscritta di una piazzetta? Vuoi che non lo sappiano? Come fanno a non saperlo? L'hanno fatto loro. Al di là di questo, io nel gioco ho comunque riscontrato un... non saprei come definirlo. Essendomi rigiocato da poco anche Intergrade l'ho visto più pulito, l'ho visto più definito. E sono le stesse aree di gioco del gioco originale, eh? Nel senso, non sono aree nuove. Parlo proprio principalmente di Midgar, degli NPC di Midgar, eh? Eppure, rigiocandomi un attimo il remake su PlayStation 5, il gioco mi è sembrato più pulito, più definito. La Nibelheim che abbiamo visto è bella, fatta bene, l'hanno ricreata alla perfezione. Eppure io non sono un esperto di grafica e non amo nemmeno fare questi paragoni, però, come dire, sembrava tutto leggermente blurrato. Io l'ho giocato in modalità grafica, Non ho messo la modalità performance. E cioè, graficamente, ragazzi, non è brutto. Però, come dire, da un gioco PlayStation 5 che è solo PlayStation 5, e soprattutto dopo aver visto la versione PlayStation 5 di Final Fantasy VII Remake, sembra quasi una versione PlayStation 4 portata su PlayStation 5 questa. Non lo so. Non lo so come definire. Cioè, ragazzi, insomma, nei commenti io vorrei capire se anche a voi ha dato questa impressione, un'impressione di una grafica meno curata. Poi, attenzione, anche la telecamera può giocare il suo ruolo, perché la telecamera abbiamo visto che è più lontana, anche se tu la regoli sull'impostazione più vicina, risulta comunque molto più zoomata, zoom out, rispetto a Final Fantasy VII Remake. Questa è una cosa positiva o negativa? Questo non lo so. Nel senso che se uno si gioca a Final Fantasy VII originale, no? Si trovava il Cloud piccolino, zoomato piccolo, no? E qualsiasi JRPG in realtà ci ha insegnato questo. Poi piano piano, quando hanno iniziato ad arrivare i giochi in terza persona, si è iniziato a fare più uno zoom sul personaggio. Però Final Fantasy VII, amici, era diventato famoso per gli sfondi, per le ambientazioni, no?
E questi sfondi e queste ambientazioni noi le vedevamo bene anche perché c'era un forte zoom out su Cloud. Giusto? Corretto? Ecco, io questa cosa l'ho notata in Rebirth. Quando siamo sul Monte Nibel, che stiamo andando verso il reattore, il punto in cui Sephiroth parla delle cristallizzazioni di materia naturali, no? C'è praticamente quasi uno sfondo che sembra disegnato. E quindi io credo che questo zoom out della telecamera sia stato fatto per dare più enfasi alle ambientazioni. Perché mentre nel remake, no, erano tutte zone abbastanza piccole e circoscritte, e quindi si poteva anche tenere uno zoom maggiore sul personaggio, in questo caso, no, questo zoom out a me mi fa sentire più piccolo all'interno di un mondo enorme, perché poi il mondo di Final Fantasy VII è enorme, no? Ed è questa la cosa bella, il vero protagonista di Final Fantasy VII per me non è Cloud, è il mondo di gioco. Pensateci, ragazzi, pensateci. Quello che davvero ci è entrato nel cuore, cioè proprio qua. Non mi faccio male, perché se io penso a Final Fantasy VII me li do anche più forti, perché è un'armatura, ragazzi. Questa passione, questo amore è un'armatura, che attenzione, non è una fede, non deve essere una fede. Deve essere un'armatura che può anche essere intaccata se qualcosa non va bene. Ed è giusto ricercare la perfezione in un prodotto del genere, che non è che te ne fanno uscire uno all'anno, non è FIFA, te lo fanno uscire uno ogni 4 anni, ci lavorano in 100 o 200 o quel che è, e soprattutto stiamo parlando di Final Fantasy VII, non stiamo parlando di ciccio pasticcio. Io credo che la telecamera zoom out sia una cosa positiva. Pensandoci e ripensandoci, ragionando e riragionando, io credo che sia positivo. Ti permette di vedere di più il gruppo, il party, durante l'esplorazione. Una delle primissime cose che ho notato, quando ci hanno fatto vedere alcuni trailer, era che quando andavano in giro in Chocobo, si inquadravano tutti e 5 personaggi. Al di là che c'era Red, a cavallo del Chocobo. Red va a 4 zampe, è un leone! Corre, non ha bisogno di andare sul Chocobo, porco cane. Comunque, vabbè. Nel remake hanno dato troppa enfasi ai modelli dei personaggi e hanno trascurato molto le ambientazioni. E questa cosa, ragazzi, l'abbiamo sentita tutti. Poi c'è chi non se n'è accorto e chi se n'è accorto. E anche chi non lo voleva vedere. Perché parliamoci chiaro, ragazzi. Final Fantasy VII è talmente radicato nel nostro cuore che ci sono persone che non le vogliono vedere le criticità, non le vogliono vedere, e se tu gliene parli si tappano le orecchie, non, o ti danno o ti gridano contro. Penso che loro si siano resi conto che nel remake avrebbero potuto dare più enfasi all'ambientazione, e credo che questo zoom out della telecamera sia stato il modo migliore che hanno trovato per restituire dignità e direzione artistica adeguata al mondo di Final Fantasy VII, che è un mondo incredibile. È un mondo incredibile. Passiamo adesso a tutto quello che è il comparto musicale. Avete notato che principalmente sono quasi tutti arrangiamenti delle musiche originali. Qualcosina di nuovo c'è, tipo il tema stile country di Tifa, della giovane Tifa, però per il resto sono riarrangiamenti della colonna sonora originale, perché la colonna sonora originale di FF7, ragazzi, è inarrivabile. Credetemi, ma lo sapete, però ho bisogno di dirvelo. E questo video, ragazzi, lo sto facendo perché ci sono delle cose che avevo bisogno di dire. Io ho 5 gatti, ma non posso parlare con i miei gatti, non capiscono. Solo voi capite, ragazzi. Per dare una conclusione al video, per quanto riguarda il battle system, molta gente ha detto ve lo trovo troppo facile di qua di là. Ragazzi, quella era una demo scriptata con principalmente un tutorial del battle system, dove hai Sephiroth nel gruppo che fa tutto lui, ammazza tutti lui, non ha neanche senso parlare di difficoltà. La difficoltà del gioco eventualmente si potrà vedere e valutare nella prossima demo, nella seconda parte della demo che esce il 21, ma anche lì credo che avremo un gruppo ben, ben,
ben assettato, quindi anche lì non credo che troveremo difficoltà nel giocare. E la questione di difficoltà verrà gestita giocando al gioco vero e proprio, ricordando che il Final Fantasy VII originale comunque non è mai stato un gioco, non è Dark Souls, e devo essere sincero, rigiocandomi Final Fantasy VII mi sono accorto di molte criticità proprio di gameplay che chiaramente al tempo, contestualizzando al tempo, non erano criticità, lo sono oggi, perché il 90% del kit che Final Fantasy VII ti mette a disposizione lo puoi ignorare, giochi principalmente con le limit, gli attacchi, le summon e le cure. Le magie elementali servono fino a un certo punto. Ma soprattutto tutte le materie gialle, enemy skill, eccetera, 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 è roba che veramente te ne puoi fregare, e soprattutto principalmente c'è da grindare al Gold Saucer per avere il kit per poi affrontare le weapon, ma se tu ignori le weapon, che poi si dice weapon, ma io dico weapon, però cercherò di dire weapon da oggi in poi, se vai dritto al boss finale da Sephiroth non ti servono le cose esagerate che offre Final Fantasy VII in Endgame. E quindi io credo che già il remake a livello tattico e tecnico offrisse delle buone strategie superiori al gioco originale, e credo che Rebirth non sarà da meno, anzi potrebbe anche riservarci qualche sorpresa in più. Per tutta la questione del oh mio Dio Zack, oh mio Dio Iris, oh mio Dio White Materia, oh mio Dio di qua, oh mio Dio di là, questo teniamolo in stand-by, raga, perché basiamoci su quello che abbiamo toccato con mano. Quello che io ho toccato con mano mi sembra tutto molto bello. Ho letto anche critiche di gente che dice ma quanto è tamarro Final Fantasy VII, ma ragazzi, ma non so, avete mai giocato Final Fantasy VII originale? L'avete mai giocato? Cioè, non so, Cloud che con la moto sfonda la vetrina della Shinra e scappano via con l'ape, col furgoncino, inseguimenti mozzafiato, in moto... Omnislash, Highwind che vola e si becca un robottone gigante in volo e ci combatte contro, dopo che lo sconfiggi c'è un cratere a terra. Cioè, nel senso, Final Fantasy VII da sempre è stato tamarro, che poi tamarro è proprio un modo brutto di definirlo, fa molto casual. Shonen, il termine giusto è shonen, che è ciò che è Dragon Ball, perché chiaramente, ragazzi, Final Fantasy VII è stato anche ispirato da Dragon Ball. Il design di Cloud, ragazzi, non può non ricordarci quello di Gohan della saga di Cell. Comunque, resta il fatto, amici, che deve essere tamarro Final Fantasy VII. L'abbiamo sempre voluto, lo vorremmo sempre, e di sicuro non può essere Dungeons & Dragons o The Witcher. Che poi in realtà anche The Witcher, se proprio vogliamo dirla tutta, è tamarro, quindi... Criticare un JRPG o un RPG dicendo è tamarro, lascia il tempo che trova. Cioè, non fatelo, ragazzi, veramente non fatelo. Cioè, quando lo fate, muore un piccolo sviluppatore di JRPG. Non lo fate. Ragazzi, per il resto, noi ci vediamo al prossimo video. Usciranno adesso una caterva di video su Final Fantasy VII Rebirth. Quindi seguitemi, iscrivetevi. Passate la sera in live a trovarmi. Sto giocando un botto di roba contemporaneamente perché è uscita troppa roba, ragazzi, e però devo giocare, ragazzi. Noi ci vediamo al prossimo video. Vi ringrazio per seguirmi, vi ringrazio per sostenermi, anche soltanto condividere questo video con un amico contribuirà a sostenere il canale, per cui, ragazzi, io dal profondo del mio cuore vi ringrazio per esserci oggi. E ringrazio anche chi magari ancora non mi conosce, che vedrà questo video a distanza di mesi. E io ringrazio anche te, però poi vai a vedere l'ultimo video che è uscito. Nel frattempo saranno usciti tanti altri video. E invito anche chi è arrivato oggi a guardarsi i vecchi video, ragazzi, perché ho fatto tante retrospettive belle. Va bene, ragazzi, vi lascio andare. Ci vediamo al prossimo video. Abbaio.